spostamenti in occasione delle festività di Natale e Capodanno. Sul sito di Palazzo Chigi il governo spiega quali sono le regole previste nel decreto di Natale. Nei giorni festivi e prefestivi, 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1 grado, 2, 3, 5 e 6 gennaio, sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri comuni, ma sempre e solo all'interno della stessa regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di 2 persone. E ancora, la persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni, o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale, e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Come si legge nelle FAQ del governo nei giorni 28. 29, 30 dicembre e 4 gennaio, sarà possibile, per chi vive in un comune fino a 5. abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5 e le 22, entro i 30 km dal confine del proprio comune, quindi eventualmente anche in un'altra regione, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di provincia. Conseguentemente, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali. Ovviamente torna il modulo di autocertificazione per gli spostamenti. I giorni in cui sarà necessario munirsi del documento, scaricabile dal sito del Ministero dell'Interno, sono 24, 25, 26, 27 dicembre. 31 dicembre, 1, 2 e 3 gennaio, 5 e 6 gennaio. Giorni in cui il sarà zona rossa. Come si legge sull'autocertificazione, la persona che si dovrà spostare in questi giorni dovrà servirà a specificare, oltre ai dati anagrafici, la residenza e domicilio e i motivi dell'uscita. In zona arancione, invece, il modulo servirà solo per uscire dal proprio comune, specificando ovviamente esigenze lavorative, motivi di salute e urgenza. Dicembre 2020/